I cittadini lamentano il fatto che le strade siano piene di buche. Magari fosse solo le buche il problema. Piano piano lì qualcuno di buona coscienza li riparerà. È un mix tra il problema delle amministrazioni e proprio il problema del territorio in sé per sé. Comunque Catanzaro è un po' particolare rispetto alle altre città, quindi c'è sempre stato questo problema, ci sarà sempre per tutte le città, e capisco che in un'utopia sarebbe bello avere una città completamente con l'asfalto perfetto, ma posso tranquillamente dire che è praticamente impossibile. Certo, se invece di fare dei piccoli rappezzi anno per anno si prendessero delle decisioni un po' più drastiche, sarebbe una cosa migliore. Il mio pensiero è che c'è più abbondanza di erba selvaggia sulle strade anziché di buche. Diciamo che la priorità va a quest'erba che ormai cresce selvaggia e sembrano quelle giungle. Le buche ci saranno pure, ma secondo me la priorità ce l'ha più il verde da trattare. Va bene? Stanno cominciando a fare comunque, ci sono priorità, sì, no, verso sud stanno cominciando a tagliare un po' d'erba. Le buche, come dice lui, sono anche fuori di portare, perché non è pieno di buche comunque. Il problema peggiore riguarda infatti la zona sud di Catanzaro. La zona sud di Catanzaro, se tu guardi anche i giardini qua su Corso Mazzini. Viale dei Normanni è una giungla, i marciapiedi sono impraticabili perché la gente non può passare, il pedone è costretto a districarsi in mezzo a due file di erbacce, qualcosa che è una via di accesso a Catanzaro e ne va della dignità del capoluogo e dell'amministrazione tutta, insomma, che dovrebbero prendere provvedimenti. Secondo lei l'amministrazione non sta facendo abbastanza? No, non voglio dire questo, non mi esprimo, probabilmente hanno delle problematiche che devono assolutamente risolvere su questo. Fino adesso i frutti proprio non si sono visti, insomma, di quello che sta facendo, si parla solo dello stadio e basta. La città di Catanzaro è attrezzata con le chianche sono una particolarità che bisogna gestire e bisogna preservare, per cui i cittadini non devono lamentarsi se magari qualche chianca è deteriorata o meno, bisogna sistemarle e la sistemazione delle chianche va fatta una per volta e un po' di comprensione ci vuole da parte dei cittadini. Ovviamente dove c'è le strade catramate, lì bisogna intervenire e dipende dal signor sindaco ovviamente, perché è lui che dovrebbe scendere per le strade e visionare personalmente e non delegare i suoi collaboratori. Da qua a Catanzaro veramente siamo pieni di buche. Se tu scendi da Carlo V poi non ne parliamo affatto e non sai cosa devi evitare, quale buca devi evitare. Le macchine si stanno rovinando tutte e a nessuno non ce le paga. Catanzaro dovrebbe essere rifatto tutto quanto, a tappeto proprio. Fanno dei lavori, le ditte, ma non è che riparano come dovrebbero riparare e nessuno del comune va a controllare come vengono fatti i manti stradali. La città è invasa dalle buche e bisognerebbe comunque trovare un attimino una soluzione. Diciamo, parole povere, però sì, il problema c'è, inutile nasconderlo, c'è, sì. Onestamente non so di chi sia proprio principalmente la responsabilità delle buche sulla strada, però sì, si potrebbe fare sicuramente qualcosina in più, sì, certo. Ce ne sono, che spesso non si vedono, sono pure nascoste e fanno danni, quindi io non faccio parte dell'amministrazione pubblica ovviamente, però presumo così a occhi e croce che qualcosa di meglio si potrebbe fare sicuramente. Sono danni che sono sempre le stesse, non li riparano mai, effettivamente le macchine con queste buche vanno a rompersi, le gomme ad esempio che l'anno scorso ne ho cambiati 4, una cosa indecente, sempre sono le stesse, ecco. Secondo lei aumentano o sono sempre le stesse? Ad aumentare aumentano in alcune zone. Ma non c'è riparazione comunque? E io non ne vedo, sono sempre quello, aumentano, ad esempio Tommaso Campanella lì ce ne sono un sacco, ad esempio, non li riparano.